Per flauto traverso rinascimentale o traversa, o fifara o flauto alemanno, si intende quel flauto che possiamo trovare tra fine 400 e inizio 600 nell'Italia dell'area centro-nord. Lo possiamo quindi considerare il trisavolo del flauto moderno contemporaneo. Prima di questo periodo era presente il flauto medievale, ma abbiamo pochissime fonti a riguardo. La traversa rinascimentale, facente parte ovviamente della famiglia dei legni, si presenta come un flauto di forma cilindrica con 7 fori allineati. 1 per l'imboccatura e 6 per le dita. Queste caratteristiche lo rendono uno strumento estremamente semplice ed essenziale costruttivamente, non avendo nessuna chiave. L'estensione è limitata a 2 ottave ed 1/4 e questo portò alla necessità di costruire più strumenti di diverse taglie. Questi strumenti, della stessa famiglia ma di diverse taglie, formavano il cosiddetto consort. Questa che ho in mano è la taglia più comune, la traversa tenore. È dall'evoluzione costruttiva di questa taglia che vedremo nascere il traversiere. La traversa tenore è tagliata in re, cioè la diteggiatura naturale dello strumento produce una scala di re. Le altre taglie della famiglia sono la traversa bassa, tagliata in sol e costruita in 2 pezzi, e la traversa soprano, tagliata come questa in sol oppure in la e costruita in 1 solo pezzo. Il consort permette un suono pieno ed armonico, simile a un organo a canne o a un gruppo vocale, avendo il flauto un timbro molto dolce. Ma da dove abbiamo avuto queste notizie? Fortunatamente sono presenti in Europa e soprattutto in Italia numerosi esemplari superstiti, la maggior parte dei quali si trovano presso la Biblioteca Capitolare e l'Accademia Filarmonica di Verona, e dai quali è stato possibile ricostruire le copie degli strumenti che attualmente utilizziamo. Purtroppo, essendo costruiti di legni molto duttili, come il prugno, il ciliegio e il bosso, tendono ad imbarcare o a crepare, per cui gli originali non possono essere suonati a lungo senza essere danneggiati.